Buongiorno, benvenuti su Beta Press TV. Io sono Chiara Sparacio, caporedattore di Beta Press. Nell'intervista di oggi incontriamo il professor Silvio Bolognini, professore universitario, giurista e psicologo. Il professor Silvio Bolognini ci parlerà dei nuovi master universitari attivati tra un partenariato accademico costituito da Unitredu, Università Telematica Leonardo da Vinci, Daphni SRL e Armando Editore. Si tratta di 5 master che sono nella fattispecie criminologia e sicurezza, esperto in relazione di aiuto per l'infanzia, scuola e merito, profili socio-psicopedagogici, bullismo e cyberbullismo nel contesto scolastico, cultural project management. Professore, come è nata l'idea di proporre dei master di interesse trasversale? Allora, l'idea di proporre dei master di interesse trasversale è nata dalla constatazione che oggi, come dire, le varie discipline, i vari anche ambiti di azione delle persone, anche in termini professionali, sono tra loro interdipendenti, coinvolti, diciamo così, trasversalmente. Ed ecco che nella nostra visione e nella nostra strategia abbiamo preso in esame due macro traiettorie generali di riferimento, cioè quella, diciamo, giuridica, con particolare attenzione peraltro all'attualità, ad alcune problematiche che l'attualità porta sul piano giuridico, e poi tutto l'ambito della scuola e dell'educazione e della formazione, che sono ambiti prioritari nella vita delle persone. Per fare ciò ci si è uniti in termini partenariali tra 4 soggetti che già agivano, diciamo, anche individualmente in questi settori, vale a dire la Piattaforma Nazionale Accademica di Educazione Permanente Unitredu, l'editore Armando, che è un qualificato editore accademico italiano, il consorzio Daphni, che è un incubatore che si occupa di trasformare l'attività di ricerca in attività di azione, e poi l'UNIDAV, ossia l'Università Leonardo da Vinci Telematica, che ha condiviso insieme a noi questa progettualità che da questo punto di vista è anche interdisciplinare rispetto ai soggetti proponenti e non solo rispetto ai contenuti. Ci dice lei quali master avete attivato? Noi abbiamo attivato 5 master, di cui uno ha una connotazione prevalentemente giuridica ed è denominato master su criminologia e sicurezza. Poi ci sono, diciamo, 2 master dichiaratamente espressione delle problematiche scolastiche, e sono un master sul bullismo e sul cyberbullismo, tematica per certi versi purtroppo prioritaria come esigenza di intervento in ambito scolastico anche. E poi abbiamo voluto dedicarci alla nuova parola d'ordine che diciamo si impone in ambito scolastico, con una lettura che naturalmente deve essere trasdisciplinare e integrata, che è il tema del merito, quindi scuola e merito, profili psicologici, sociologici e pedagogici, cioè i 3 profili fondamentali attraverso i quali rileggere questa tematica, la tematica del merito. E poi ci sono altre 2 ipotesi, di cui una è squisitamente a caratterizzazione specialistica e professionale, e riguarda il tema della relazione d'aiuto, con particolare riferimento all'ambito dell'infanzia, e poi invece andando su tematiche professionali che hanno una connotazione programmatorio-gestionale, una figura straordinariamente importante oggi nel campo culturale, che vuol dire anche turistico, culturale, ambientale, culturale e così via, che è il Cultural Project Manager, dedicato quindi alla programmazione e alla progettazione di iniziative di sistema anche significative in questo ambito. Quali sono le modalità operative di realizzazione del master? Il master
erogato con modalità online. Con modalità online, cioè attraverso una piattaforma telematica che una volta definito con lo studente il suo cronoprogramma, attraverso il quale lo studente decide in autonomia totale quando studiare, che tipi di verifiche effettuare da un punto di vista quantitativo, agisce direttamente sulla piattaforma, scarica i materiali che corrispondono ai vari step di azione conoscitiva sulle singole materie. Complementarizza questa situazione, che è la situazione più importante attraverso la quale trova i contenuti, diciamo così, su cui prepararsi, con una lettura, diciamo, di un testo in scenario, appunto su ciascuna delle tematiche riferibile ai vari insegnamenti, e poi ci possono essere, diciamo, a complemento di tutto ciò, dei video, degli audio, insomma, delle altre forme che agevolano incredibilmente l'acquisizione, la percezione e anche l'interiorizzazione dei contenuti. Una volta che lo studente ha acquisito sulla singola materia, si deve tenere conto che ogni master ha grosso modo una decina di materie. Su ogni singola materia, dicevo, o su aggregati di materie che possono costituire una macro area formativa di riferimento su cui studiare e rispetto alla quale poi sostenere la verifica, lo studente è abilitato, diciamo così, a dare l'esame, quindi a far verificare sempre telematicamente, sia con domande a risposta libera, che sono prevalenti, diciamo così, come numero, piuttosto che non alcune a risposta predeterminata, all'interno delle quali lo studente deve poi scegliere qual è la risposta giusta, ma in tutto ciò ulteriormente agevolato nella comprensione e anche nelle efficacia poi della verifica attraverso la fornitura da parte della struttura, una serie di indici, una serie di linee guida che costituiscono fondamentalmente i contenuti che poi vengono richiesti in sede di esame, cioè all'interno, diciamo, di una categoria ampia di questi contenuti. Vengono poi estrapolate di volta in volta le domande che possono essere fatte all'esame, ma si rientra all'interno, diciamo, di quel quadro di domande che lo studente sostanzialmente già conosce. Il tutto si sviluppa nell'arco, diciamo, cronologico, formalmente identificato obbligatoriamente per i master di un anno, anche se poi in realtà si può anche anticipare di un certo periodo come dire, il conseguimento delle varie situazioni di verifica, perché poi al termine c'è anche da presentare una tesina, una relazione finale che completa il quadro conoscitivo e la preparazione dello studente. Quali sono i requisiti di accesso ai master? I requisiti di accesso ai master, da un punto di vista, diciamo, formale, sono dati dal fatto che lo studente che vuole frequentare un master deve essere laureato, deve essere in modo particolare laureato con una laurea triennale, perché diciamo così, le ipotesi di questo master prevedono la facoltà di accesso per i laureati della triennale, quindi sono sostanzialmente dei master cosiddetti di primo livello, il che ovviamente non vuol dire che una persona che ha due lauree, tre lauree, una laurea triennale, magari una magistrale, non possa, può, perché ha di più di quello che è richiesto, per così dire, minimalmente per poter accedere. Peraltro è anche prevista la possibilità di accesso in termini di uditori da parte di persone, di aspiranti, diciamo, futuri universitari, tra virgolette, in qualità appunto di uditori, che possono fruire della trasmissione dei contenuti, avere al termine del percorso un certificato di frequenza
per le lezioni che hanno, diciamo, seguito. In questo caso non devono fare esami, però laddove facessero esami, c'è anche questa opzione, laddove facessero esami, è prevista la possibilità per questi studenti uditori, purché siano già in possesso di diploma, diciamo, di essere sottoposti alle verifiche e acquisire poi dei crediti, quindi non la certificazione di master, perché questa è possibile solo se sono laureati, ma è possibile la certificazione e il riconoscimento di crediti per poter sostanzialmente vedersi riconosciuti tutti i crediti del primo anno presso l'università partner, ovviamente. Proponente la struttura partenariale, proponente il master stesso. Nel caso di criminologia e sicurezza, il primo anno della facoltà di giurisprudenza. Nel caso degli altri quattro master, il primo anno della triennale di scienza dell'educazione e della formazione. Quindi gli uditori hanno accanto a una certificazione che non ha valore legale diretto, ma però un valore sostanziale, cioè il certificato di frequenza, laddove decidesse poi di essere esaminato, acquisire dei crediti per poter presso l'università partner vedersi riconosciuti tutti gli esami del primo anno. Qual è il rivoluzionario valore aggiunto che questi master portano al mondo della scuola? Per il mondo della scuola ci sono almeno due master tra quelli che vengono proposti come pacchetto, diciamo così, dalla rete partenariale di cui fa parte Edu, Unitraedu, che è l'ente che in questo momento li presenta, che attengono, due di questi attengono dichiaratamente e direttamente al campo della scuola. Sotto due profili, un profilo contenutistico e strategico. Sono i due master che riguardano la tematica del bullismo e del cyberbullismo, che è diventata una priorità di azione e prioritariamente ancora una priorità di configurazione di studi, di analisi, perché questo fenomeno è pernicioso, pericoloso e sostanzialmente cangiante di volta in volta nell'evoluzione, diciamo così, soprattutto nel web e al tempo stesso anche quantitativamente parlando, ha raggiunto dei significati e delle portate altamente significative. L'altro poi master proposto, quello su scuola e merito, profili sociologici, psicologici e pedagogici. È l'attualità della scuola, è la modalità con cui l'attuale scuola intende essere una scuola del, tra virgolette, merito. Quindi questa parola, dal punto di vista, oserei dire nostro, quindi di specialisti, professionisti, accademici della psicologia, della pedagogia e della sociologia, esige un approccio e ha un interesse straordinario per gli operatori reali, quelli che già operano nel contesto e anche, forse anche ancora di più, potenziali che quindi si avvicinano o perlomeno hanno un interesse specifico ad essere protagonisti in questo settore. Questo è il primo aspetto, contenutistico appunto. Poi c'è un altro aspetto operativo che noi abbiamo specificatamente previsto per la scuola, per il mondo della scuola e in modo particolare per gli studenti della scuola secondaria superiore che stanno frequentando l'ultimo anno della medesima, che quindi si avvicinano, diciamo, in questi giorni ci sono già esami, ma intendo dire,
si avvicinano e si avvicineranno ovviamente agli esami di maturità. Bene, per questo target specifico è prevista la possibilità di configurare tutti quelli che desiderano come uditori anche durante l'anno in cui stanno completando il ciclo della secondaria superiore, e questo naturalmente lo possono fare in assoluta tranquillità, aderendo e iscrivendosi, diciamo così, come uditori al master, perché essendo un master erogato con modalità online, possono agire da un punto di vista dell'acquisizione di un patrimonio di conoscenze, che tra l'altro possono anche servire per alcune azioni di ricerca o di approfondimento per il diploma di maturità che stanno conseguendo. Dicevo, possono essere fruiti questi materiali e queste cose quando vuole lo studente, quindi non c'è una, come dire, una vincolatività che può, anche se solo astrattamente, danneggiare o limitare la fruizione dei contenuti didattici della scuola superiore. Anzi, consente, ed è questo un elemento, possiamo definirlo rivoluzionario, sicuramente innovativo, consentono una enorme anticipazione nei tempi di fruizione e conseguentemente anche di accesso e di percorrenza della formazione post-secondaria, quindi sostanzialmente della formazione universitaria. Perché? Perché per gli uditori dell'ultimo anno che volessero, appena dopo aver finito diciamo, il ciclo della secondaria, quindi aver dato l'esame finale di diploma di maturità, volessero accelerare sullo studio e sulla verifica del farsi fare la verifica, diciamo così, dei contenuti accademici acquisiti in termini di uditori, possono, diciamo, essere esaminati, e al termine degli esami, la cosa rivoluzionaria e importante è questa, anche i crediti relativi a ciascuna delle materie che sono previste all'interno del master verranno riconosciuti dall'università partner e proponente il master stesso come crediti universitari già acquisiti all'interno delle materie che costituiscono il primo anno della facoltà o di giurisprudenza, nel caso del master in criminologia e sicurezza, oppure la triennale di scienza della formazione e dell'educazione, nel caso degli altri quattro master. Li avrebbero tutti conseguiti i crediti del primo anno. Quindi alla fine, pochi mesi dopo, teoricamente anche poche settimane dopo aver sostenuto l'esame di diploma, essendo passato comunque al completamento, perché poi c'è anche la tesi e la relazione finale di un annetto, lo studente si trova. Lo studente uditore si trova ad aver già avuto il riconoscimento del primo anno di università. Quindi per laurearsi, in poche parole, gli sono sufficienti gli anni successivi al primo. Quindi è un'agevolazione di netto significato, diciamo, importante, strategico per coloro i quali hanno intenzione in una prospettiva sociale, culturale come quella odierna, dove in genere si corre il rischio anche di perdere tanto tempo per motivi burocratici, per motivi sociali e così via, qui in questo caso di non solo di limitare il danno, ma di anticipare diciamo, il conseguimento del risultato. Quali sono le spese di accesso ai master? La scelta che ha fatto il partenariato proponente il master è
è stata quella di consentire degli accessi agevolati, diciamo così. Vuol dire che i laureati che si iscrivono avranno una quota di 850-900 euro da pagare complessivamente per poter appunto iscriversi al master stesso. Per il target specifico di uditori che provengono dal mondo della scuola, si è deciso di abbassare ulteriormente in termini convenzionali l'accesso medesimo, che è stato quantificato in 600 euro. Grazie professore, grazie a tutti voi. Se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al nostro canale YouTube in modo da essere sempre aggiornati sulle nostre attività.